Siamo in compagnia di Francesca Brasina, amministratore unico di Astacar, azienda storica della Romagna, nel proprio settore. Brevemente, Francesca, dalle centinature all'evoluzione, come si è evoluta Astacar? Astacar è nata nel 1981 e il fondatore di questa azienda è mio padre. E ha iniziato a costruire questi centinati molto semplici con i teloni, dopodiché un'idea ovviamente di mio padre, più o meno nel 2005, grazie alla sua esperienza di anni e anni nel settore di pannelli isotermici, ha iniziato a progettare questi motorhome per il trasporto di moto e macchine da corsa. Questi progetti nel 2005 arrivare ad oggi sono diventati sempre più evoluti, sempre più innovativi e prodotti chiave in mano, tanto che la mia azienda in poco tempo ha triplicato il fatturato e negli ultimi anni abbiamo conquistato clienti non solo in Italia ma anche in Europa e in tutto il mondo. E come è cresciuta Astacar dal momento della svolta dell'idea magica di suo padre ad oggi? E da dei motorhome semplici, dei furgoni standard, siamo riusciti a ideare e progettare furgoni che si alzano, si allargano, triplicano le loro dimensioni interne e quindi questa cosa ha conquistato la curiosità di molti team racing prestigiosi che corrono con Ferrari, Porsche, McLaren, Lamborghini e questi team girano tutta Europa con i nostri veicoli. La prima cosa che arriva in autodromo non è la prestigiosa macchina da corsa ma il motorhome dell'Astacar. Lei sa che Forindustry è molto sensibile al discorso dell'innovazione e della sostenibilità. So che state facendo ricerca nel merito. Ci sono progetti in corso d'opera in questo campo? Tutte le attività non devono smettere di fare ricerca, devono continuare con l'innovazione e anche l'Astacar ha ragione in questo senso. E ora stiamo progettando nell'altro nostro settore che è il settore isotermico e dei furgoni con una tecnologia molto avanzata che hanno dei pannelli con delle caratteristiche tecniche innovative che permettono al frigorifero di consumare meno gasolio e poi permettono anche di avere meno CO2 nell'aria.